Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una storia. Un uomo sempre scontento di sé e degli altri, continuamente brontolava tra sé dicendo: «Ma chi l'ha detto che ognuno deve portare la sua croce? Possibile che non esista un modo per evitarla? Sono veramente stufo dei miei pesi quotidiani». Il buon Dio gli rispose con un sogno. Vide che la vita degli uomini sulla terra era come una sterminata processione. Ognuno camminava con la croce sulle spalle, con la sua croce. Lentamente, ma inesorabilmente, un passo dopo l'altro, avanzavano tutti. Anche lui era in questo interminabile corteo e avanzava a fatica con la sua croce personale. Dopo un po' si accorse che la sua croce era troppo lunga, per questo faceva fatica e pensò: sarebbe sufficiente accorciarla un po' e tribolerei molto meno. E quindi, con un taglio deciso, accorciò la sua croce d'un bel pezzo. Quando ripartì, si accorse che ora poteva camminare molto più speditamente e senza fatica. E superò tante persone. A un certo punto ne volle rompere un altro pezzo per essere ancora più leggero. Quindi ripartì, camminando speditamente, fin quando non incontrò un burrone. Sì, un burrone, una larga ferita nel terreno, oltre la quale però cominciava la terra della felicità eterna, un parco meraviglioso. Era una visione incantevole quella che si intravedeva dall'altra parte del burrone, ma non c'erano né ponti né passerelle per attraversarlo. Eppure molte altre persone passavano con facilità. Ognuno si toglieva la croce dalle spalle, l'appoggiava sui bordi del burrone e poi ci passava sopra. Le croci sembravano fatte su misura, congiungevano esattamente i due margini del precipizio. Gli altri passavano, ma non lui. Aveva accorciato la sua croce e ora era troppo corta e non arrivava dall'altra parte del baratro. Si mise a piangere pensando: «Ah, se solo l'avessi saputo!» E si svegliò. Caro fratello, cara sorella, ognuno ha la sua croce, cioè ognuno ha la sua missione. A ognuno vengono forniti degli strumenti e delle occasioni per donarsi e imparare ad amare. Se la sapremo abbracciare, uniti a Cristo, non soltanto ora la nostra vita si arricchirà di tanta carità, ma questa croce stessa sarà la chiave per la nostra eternità. Che il buon Dio ti benedica.